Eccoci qua, questa è Radio 2 Social Club. Non chiedetevi cosa Radio 2 Social Club può fare per voi, chiedetevi cosa voi potete fare per Radio 2 Social Club, caro Perroni. Caro Barbarossa, buongiorno, bentrovato. Lei che alza questo microfono. Faccio palestra con il microfono. Così. Quanto peserà questo microfono? Non lo so, per me è già un paio di chili, è buono. Lo sai che quando vado in palestra, una volta ogni due anni in genere. Ma ci passi, non è che entri. Ci stanno quelli tutti muscolosi, sì, che mettono dei pesi allucinanti, sì, capito? Fanno il leg extension con 60 kg, 50 kg. Io vado lì, lo metto a 10, 15, poco, insomma, meno possibile, sì, se no mi infiammo subito, ma faccio male. Però prima di rialzarmi ho risposto, perché mi vergogno, così quando quello dice ammazza, vedi Barbarossa quanto tira su, risposto, i pesi li rimetto a 40, 50 e faccio vedere che... E non ti vedono? No, faccio, non so, bravissimo. Sei bravo a fare questa cosa. Hai visto che è una specie di chiodo, no? Di cosa, di pomello. Ci sono questi muscolosoni che ti guardano. E come fanno? Tutti così. Sì, poi arrivo io che faccio tipo lanciatore di coriandoli, il fisico è quello, e cambio i pesi. Senti, sì? Sono molto dispiaciuto. Che è successo? C'era un italiano solo. Non mi dare brutte notizie. Un italiano solo qui agli internazionali di Roma, al tennis. Fabio Fognini. E non era facile. E non era. Ha perso con Tsitsipas. Tsitsipas, sì. Sembra. Sai che pure Bombolo sempre. No, sembra Tsitsitop. Sembra Tsitsitop, il chitarrista. No, ha perso perché poi si è lamentato molto perché gli hanno messo due incontri nella stessa giornata per recuperare gli incontri del giorno di pioggia. Posso dire la verità, è vero, cioè, ragazzi, allora ha giocato il pomeriggio alle 17 più o meno, 17, 16:30, 17, è andato anche, no, ha rischiato un pochino contro Albot, come si chiamava? Albot, sì. Vabbè, ma lì a quei livelli nessun incontro è facile. Ha rischiato un pochettino. Hai visto, pure Federer ha rischiato di uscire ieri, ha vinto il terzo però al tie break. 38 anni contro 22. Mi pare, sì, no, 22. Però Federer. Cioric. Sì. Cioric, sì, che sì, è un astro nascente del tennis. Va bene, ma insomma. Onore a Fognini, però comunque. Applausi a Fognini perché comunque ce l'ha messa tutta. È andata così. È andata così. Sì. Grandi polemiche, molti tennisti si sono lamentati perché dice ma come, quando c'è stata la partita della Lazio lo sapevano che c'era una partita, ci hanno tenuto qui in mezzo al traffico per andare in albergo ore incastrati con la macchina, insomma, sì, ci sono state un po' di lamentele, anche il pubblico non è stato trattato bene. C'è molta polemica. Molto nervosismo. Ma perché mai fai fare una domanda una puntata sulle domande assurde? Vedo perché mi diverte tantissimo, perché questa l'hai proposto tu ogni tanto girando nel web, nei meandri della rete, mi imbatto in delle domande che mi fanno sempre molto ridere. Tipo? È possibile perdere la verginità cadendo? Dipende dove cadi. Dove cadi. Mi fanno molto ridere queste domande assurde. Qui caschi male. E poi questa cosa fa il palio un po' con quello che è successo a Mahmood. Che è successo a Mahmood? Beh, nell'intervista che... Sai che Mahmood è in finale comunque all'Euro applausi a Mahmood, sì, al Eurovision Song Contest Eurovision 2019 Song in Contest. Israele, sì, sì, hanno in fatto Israele. Un'intervista insomma, vabbè, un'intervista, una conferenza stampa. I cronisti, sì, hanno fatto delle domande un po' stupidine, sì, sì, gli hanno chiesto ma come fai adesso a fare il contest con Ramadan, come ti metti? Dice veramente io sarei cristiano, sarei cattolico, esatto. E poi dice come... ma e poi lì in Egitto come se... no, io sono italiano, cioè, vivi ancora nel ghetto, gli hanno detto vivi ancora nel ghetto. Vabbè, è così, il mondo è bello perché ha variato, diceva Totò. Ma E quindi queste domande ve le giriamo a voi, cioè noi non vogliamo fare niente, quindi che vuol dire? Per favore, no, vi giriamo a voi il compito di segnalarci delle domande assurde o comunque quando vi hanno fatto delle domande assurde, quando vi siete trovati quelle, per esempio, dei moduli che devi compilare quando cerchi lavoro, no? Ci sono delle domande che ti chiedono, non so, se fossi un oggetto inanimato cosa vorresti essere? Esatto. E uno prende il posto di lavoro, dice mo quale sarà? Adesso la
la risposta giusta quale sarà? Insomma, ci sono domande veramente che ogni tanto ci vengono rivolte. Per esempio, io ce l'ho, vabbè, dopo, diciamolo dopo la sigla, sì. Va, perché io qui c'ho parecchia roba, anche in latino. In latino? Sì, no, il latino non vale. No, però. In latino. No, avevi detto che spiegavi oggi, il latino non vale. Scusa, lo sai come si dice un tweet? In latino? Un tweet, in latino. No. Come si dice? Breviloquia. Breviloquia. Breviloquia, sì. Ma perché? Un tweet del Papa? Un tweet del Breviloquia Paparum, no. No, ma che papà, che ne so, lo sai che i paparum sono alti, eh? No, Breviloquia Francisci Pape. Francisci perché è Francesco, come giusto? Si dice personal computer, personal computer in latino, un computer, come si dice computer, instrumentum computatorium, vabbè, ma dai, ma non come no, ma questo e il GPS? No, il GPS non lo so. Universalis Loci Indicator. Mazza che palle, guarda, io no, andavo male. No, andavo male già al liceo. È perché è un libro che è uscito. Sai che in Vaticano la lingua ufficiale è il latino. E guarda, quindi i tweet del Papa devono essere tradotti anche in latino. Il bancomat, vai in bancomat al Vaticano. Il bancomat è latino. Bancomat parla latino. Risponde latino. Allora c'è l'Olorum, per rimanere in tema. L'Olorum, il nostro regista, Registis, l'Olorum sta Siglum. Facendo segno che, esatto, Siglum. Dobbiamo andare in Siglum. Allora voi ci mandate le vostre le domande assurde che vi hanno rivolto a un colloquio di lavoro, al concorso, all'ufficio delle entrate, a scuola. Quelle domande meravigliose dei bambini che ti chiedono le cose anche abbastanza imbarazzanti, domande quelle di matrimonio, insomma ci sono tante tante domande. 3487 300 200, ma iniziamo con una domanda che è a Francis Alinascione. Sì. Che ce canti? Ti canto una canzone che si chiama Labyrinth. Labyrinth, quella, yes, di Elisa, yes, con la social band dal vivo. Ci proviamo.
ragazzi, Salina Scione, complimenti, complimenti alla social band. Questo brano di Eliza, bellissimo Eliza. Salutiamola Elisa, salutiamo anche Roberta Bellei, la nostra redattrice che oggi compie 79 anni. Brava, guarda come li porta, guarda come li porta, sembra una ragazzina, sembra. Ciao Robby. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Senti, anche le domande più assurde che si fanno agli assistenti vocali, tipo a... A Siri? A Siri piuttosto che a Google, Ti dico quelle più, insomma, più sputtanate su Google, su Google. Cosa devo fare della mia vita? Cioè, chiedono. A Siri lo chiedono? A Google Assistant. Cosa devo fare? Sono uno psicopatico, poi quando morirò, perché l'auto non parte? Cioè, chiedono perché l'auto non parte. Sei stata a un rave e non hai proprio la cognizione di quello che sta succedendo. Perché se chiedi a Google perché l'auto non parte, sì, e va a sapere. Giovanni dalla Sardegna si chiede. La mia domanda assurda è: perché Mike Tyson ha le guardie del corpo? Infatti questa è una domanda assurda. Trovare una guardia del corpo più protettiva di Mike Tyson. Questa te l'hanno mai chiesta a te i tuoi figli? Quale? Mi scrive Paolo da Roma, mio 4 anni, il figlio dice: papà, chi sono i genitori di Dio? Ah, io do subito lo schiaffo. Mi dai lo schiaffo subito? Sì, sì, sì. A chi? Al bambino? Ah, sì, sì. Ma qualsiasi domanda imbarazzante. I bambini? Sei un adulto, una capocciata. Però ma no, che è, sei pazzo? Ma che sei pazzo? Sai quando la domanda non sai rispondere? Ma non ti sei mai trovato? Ti ricordi Aldo Giovanni e Giacomo? Quando lei, la fidanzata, no, aveva finito le scuse, Aldo gli dava la testata. Gli dava la testata. E la stordisce. Però tu che sei padre, di fronte a domande così... No, bisogna rispondi? Sempre rispondere ai bambini. Beh, ai bambini veramente si risponde sempre la verità. Allora, tu prova a bozzare. Alla fine, la verità è... Prova a bozzare una risposta. Viene tua figlia e ti fa: papà, chi sono i genitori di Dio? A me? Io sono ateo. Dico, no, non gli puoi rispondere questo. Non gli puoi rispondere questo. Non lo cosa so. Cosa gli risponderesti? Ma io non so neanche, capito? Non sai neanche... Se c'è lui, già i genitori. Io sono la persona meno indicata proprio. Per questa domanda. Sì. E preferisco quando mi chiedono le caramelle. Papà, mi compri le caramelle? Così è troppo facile, però. No, le cose sul sesso che chiedono spesso i bambini. Tipo? No? Ti chiedono, ti chiedono come si rimane incinta, cose, educazione sessuale e tutto. Beh, io dico sempre la verità, comunque. Lo dico, i bambini li portano le cicogne. Marco, senti che bella! C'è la soluzione! Andrea da Palermo, per evitare domande inutili. Quando mi dicono: posso farti una domanda personale? Rispondo subito: 18 centimetri. Lui risponde: 18 centimetri. Subito. Ah, così? Sì, 18 centimetri. L'interrogatorio finisce là. È bellissimo, qualsiasi cosa. 18 centimetri. Le domande assurde, dice Marco dalla Dispoli, sono quelle che ti facevano durante la 3 giorni di visita militare. Le domande erano queste: parli con i fantasmi? Oppure, hai mai pensato di uccidere un tuo familiare? Mamma mia, questa qua te la chiedo. Ma perché? Per vedere se sei per vedere se c'hai gli istinti. Secondo te, se uno ha pensato di uccidere un familiare, lo dice? Ma infatti, cioè, lì a, effettivamente, al tenente colonnello, lì al medico, non lo dice. Certo. Ma no, non lo puoi dire. No, io non, a me non quelle sono cose che si fanno, non è che se ma che si fanno? Ma che sei pazzo? Ma che dici? Pensare male, The Colors and Elodie. Lo specchio e penso che ho fatto quasi 30 anni e non è un granché. Ho i tuoi vestiti qui da me e ricomincia la guerra delle spunte blu. Se è fatto tardi mi sa che non esco più, tanto rispondere alle 3. Non c'è più serata in giro e chiami tu, non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. Calpesterò le tue rose pensando a te, resterò fuori stanotte, non so perché. Negli occhi degli altri vedo te, mi bevo il cuore in un angolo della città, un ubriaco
cerco mi grida sei splendida. Vorrei che fosse la verità, ma invece mi sento così fragile. Per me è sempre così facile perdere la testa. Ti dico di andar via, ma vorrei dire resta. Non c'è più serata in giro e chiami tu. Non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, puoi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. È sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi. E invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo i morsi. Sulla tua pelle bianca voglio scivolare, nella notte sembra di volare. Sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai. Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, puoi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. The Colors e Elodie, pensare male. Questa è Radio 2 Social Club. Stanno arrivando delle domande veramente assurde. Tra parentesi, una gentilissima e elegantissima signora del pubblico adesso mi ha fatto una domanda abbastanza bizzarra. Cioè? È seduta qui in sala C, vista Social Band, e mi ha detto: le posso chiedere una cosa? Ha detto: come no? Qual è il maestro Cenci? Allora la mia risposta è stata: ma le deve dei soldi? Perché, cioè, certo. Perché prima di dire qual era, chiaro, comunque il maestro Cenci è quello alle tastiere, è quello lì, sì, quello lì, quel brutto ceffo, quello lì, ma no, brutto, dai, adesso brutto, no, sì, è losco, molto losco. Mi sembra un po' troppo, mi piacerebbe. È losco, è losco, è losco. E tra le varie domande che i bambini rivolgono, questo dice, ce lo scrive Giacomo. Dice: a me ogni volta che i bambini, ho due figli piccoli, mi rivolgono delle domande imbarazzanti, la risposta è sempre una sola. Cioè? Chiedi a mamma. Chiedi a mamma, che è perfetta, che è perfetta. Andiamo in pubblicità? No, Onda Verde adesso, Onda Verde. Ah sì, lo sapevi? Onda Verde? Onda Verde, sì. Ah, dopo devo raccontarti di quel coniglio venduto a 96 milioni, no, 91 roba, milioni di euro. No, incredibile.
hanno detto che è fatto così, che cercava solo qualità. Social club, fanno un po' d'uscita una mattina, tieno solo un pensiero in cap. Radio 2, fanno a piccio Steria e Clementina, sopra pure chi te ne età. Social club, Radio 2, Social club. Eccoci qua, questo è il regalo che ci ha fatto Clementino. Che devo dire, l'altra mattina ha fatto una puntata strepitosa, divertente, sì. grande energia, come sempre. E, scusa Andrea, ma sì. Io devo fare un regalo, fare un regalo. Sì. Ho visto che c'è questa cosa. Questo coniglio gonfiabile in acciaio. No, ma non è gonfiabile. No. Sì, sì. È un coniglio di Jeff Koons, sì. No? D'arte, un oggetto d'arte d'acciaio inox. Sì. Sì, che riproduce un po' quei conigli che sì. Fai, sai quando fai gli animali con i palloncini sì. Gonfiabili, sì, ecco. Sì. Ah, però questo è d'acciaio, quindi, no? Questo perché è d'acciaio. Io credevo che fosse gonfiabile. Costa un po' di più di quelli gonfiabili. Quanto costa? 91 milioni di dollari. Ma qua, poi, tra l'altro, si dice record per un'asta vivente, ma in realtà non è stato venduto. Per un artista vivente, sì. Non l'asta vivente. Scusa, un artista vivente, per, sì. Perché stavo pensando all'asta. Perché l'asta è inanimata. È stato messo all'asta, chiaro, scusa. Ho anticipato anche il mio se pensiero. Sopra c'è la bandiera, esatto. Che sventola. Esatto. Però non so se lo sai, ma non è stato più acquistato. Ed è stato rimesso di nuovo in vendita. No, sì, davvero? Sì, 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 è stato rimesso in vendita. È stato sai affidato. Che io devo fare un regalo. Guarda, io ho chiamato proprio chi ce l'ha? Il mercatino d'Amatore, il famoso mercatino d'Amatore. Non so se conosci. Quello... Sì, sì. Sì, anche di quello famoso. Sì, quello famoso. Il mercatino d'Amatore, dovremmo avere in diretta proprio il titolare del mercatino d'Amatore. Mercatino Pronto? D'Amatore. Pronto? Salve, buongiorno. Pronto, buongiorno, salve. 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 Salve, salve. Mercatino d'Amatore. Salve sì. Barbarossa, salve per salve, salve. Ma veramente lei ha questo coniglio di Jeff Koons? Guardi, un momento Jeff, sì guardi, me l'hanno dato adesso sì. Perché Christie's non ha avuto la capacità sì. Di vendere questa grandissima opera d'arte dell'amico sì. Jeff Koons. Sì, sì, sì. È una cifra che una signora cifra, diceva. Ah, una signora cifra. Adesso Christie's l'ha dato al mercatino dell'usato, dell'amatore, ci sarà un motivo. Ma il prezzo quanto sarebbe? È stato ritoccato qualcosa? Assolutamente sì, ma ci mancherebbe altro, 92 milioni di euro. 92 ah, in alto. Ma sì. Come, ieri era 91? Lo so, però qua se aumentano l'IVA è un casino. Immagino, ho capito. D'altronde non posso fare niente, ho qui proprio Jeff Koons, l'autore, che mi sta pregando di non possiamo scendere. Non potete scendere. Anche perché dovete sapere che l'acciaio sì. È un acciaio 15-18 Lamstix sì. Del 1982. E voi mi insegnate che l'annata del 1982 per l'acciaio 15-18 Lamstix è irripetibile. Fu un'annata incredibile. Io ce n'ho uno dell'81, pensa. Mi viene da ridere. Ma che fa ridere? Perché? Fai ma non è la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa. È sempre l'Anzix. Scusi, mio, però, È che no, è che il mio collega non si intende tanto di acciaio. Parliamo noi. No, l'unica cosa che mi imbarazza un po' è che era per un regalo, capito? C'avevo un budget. Ma va benissimo, pensi che c'ho qua un nastrino rosso sì. Che lo possiamo utilizzare, lo mettiamo intorno alla scatola della spedizione. Lo so, compreso però... Compreso nel prezzo, Compreso è compreso. Nel prezzo. A 92 milioni... Però 92 milioni di euro così, eppure venerdì, c'ho il fine settimana davanti. Lo so, 17 poi. Si va a mangiare una pizza con i ragazzi, con i figli. Lo so, però Barbarossa purtroppo il peer-to-peer è fatto così. Non so, provi lei a farmi un'offerta, perché io proprio sto qua con l'artista. No, siccome è un regalo per una mia amica... che ama molto i conigli. Io avevo pensato, insomma, un pensierino 30 euro. Venduto, è suo. È per la consegna. Guardi, è tutto compreso nel prezzo. Dove abita lei? Lei sta a Via Siago, ok, gliela porto io con la pizza. Grazie allora, grazie, mi saluti tanto Jeff. Arrivederci, bene, buongiorno. Arrivederci, grazie. 30 euro, buono. Da fare, credo buono. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Thank you.
eyes at last. Here in our bed until the morning comes. La mano di Bruce Springsteen su questo pezzo straordinario cantato da Patti Smith, Because the Night, un pezzo che ha fatto epoca. Tra le domande assurde qua ci scrive Daria, fa l'assistente di volo. Sì. I passeggeri spesso salgono in aereo, magari c'è stato un ritardo per un guasto, una cosa, e dice: ma lo avete riparato bene? Lei... mamma mia, questa è bellissima. E lei risponde: no, no, ci piace sfidare la sorte anche oggi. Tanto i piloti sono bravi, tanti piloti si vanno anche con un motore solo, non è che c'è problema. Mary fa la maestra e un bambino di 3 anni le ha chiesto: maestra, ma tu di lavoro che cosa fai? Bello, carina, che carina. Questo è l'affetto dei bambini, che pensano che la maestra... sia lì per amore, come in effetti è, perché insomma, voglio dire, non è che abbiano poi questi stipendi talmente alti, cioè, ci vuole una buona dose di amore e di passione. C'era anche fare un questo bellissimo mestiere. Film bellissimo che tra l'altro Walter Veltroni è venuto a presentare qui, te lo ricordi, no? Sì. Di cui ora non ricordo il titolo. Le sa tutti, guarda, i film di Veltroni li sa tutti Alessandro. Ah, qual era il film? Sì, un biografo domande ufficiale. Sulla felicità, com'era? Un biografo ufficiale. Adesso non ce lo ricordiamo. Vabbè, benissimo. Verrà, dai. Comunque, tu l'hai visto, I no? bambini lo sanno. I bambini, sì. No, non lo so, adesso non mi voglio avventurare. Poi lo cercheremo. Dai. Dove i bambini si chiedeva cos'era la felicità per loro, no? Sì. E loro rispondevano con delle considerazioni un po' assurde, ma facevano anche delle domande assurde, quindi se non l'avete visto vedetelo, perché è stupendo, stupendo. Va bene. Volevo dirla questa quanto cosa. Quanto ti dà Valterino per fare questo spot? 2,50 euro, però insomma, Marina dire. Da Saronno ci scrive una domanda che l'ha fatto Marghe di 7 anni: ma i comunisti sono quelli che lavorano in comune? non sempre, sempre meno. Senti questa, ma un uomo quante donne può mettere incinta al giorno? È possibile in un giorno mettere più di una donna incinta? E in un mese? Dipende dall'uomo. Sembrava che parlasse con però me. Però vedi, a proposito del rimanere incinta, Valentina, colloquio di lavoro. Sì. Ha intenzione di restare incinta? Madonna. La risposta, scusi? No, sa perché succede sempre così, assumiamo una sì. E dopo qualche mese resta incinta e dobbiamo anche pagarle la maternità e sostituirla. Hai capito? Ma chi è sti imbecilli? Che tristezza. Questo... E i miei eventuali figli, dice Valentina, i miei eventuali figli dovrebbero pagare la pensione a ste scimuniti. Ha ragione, siamo con te, hai ragione. La maggiorana da sapore ma non sfama, politica por parte,
La marijuana puritana non funziona, promette poi non fa. Io per partito preso non son più partito. Ci credi che non credo se non ficco il dito. Se ha benedetto il giorno in cui sono finito. In your life sono altrove. Il futuro popolare in pole position, economia go-kart, è tratto da una storia vera di una fiction, come si fa a restart. Io per partito preso non ho più capito, se il popolo ha ragione il popolo è impazzito, finisce tutto il resto e resta all'infinito. In your life sono altrove. Son più partito, ancora non ci credo se non fico il dito. Se ha benedetto il giorno in cui sono finito. In your eyes sono altrove. L'estate dentro i tuoi occhi è un'altra cosa. Il mare dove non tocchi è un'altra cosa. Quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così è un'altra cosa, sì. Quando mi guardi negli occhi è un'altra cosa. Quando hai l'estate negli occhi è un'altra cosa. Quando di colpo
programmi seri non ci sono più, ci tocca Radio 2 con il Social Club. A Radio 2 Social Club da oggi. Devo dire che le domande assurde che ci avete mandato e che ci continuate a mandare sono tante, non solo in rete, anche quelle appunto, come diciamo prima, nei colloqui, nei moduli e tutto quanto. Fausto è andato, ci scrive al 348-7300-200, è andato a donare il sangue, certo. E gli hanno chiesto nel modulo da compilare, ha avuto rapporti sessuali con partner occasionali nell'ultimo mese? La risposta di Fausto è stata magari. Magari. Straordinario donatore. Io sono ricordato invece, il figlio di un mio amico ha chiesto al padre, parlando proprio di un mendicante al semaforo, ha detto: papà, ma che fa quel signore? Dice, chiede i soldi al semaforo. E il figlio ha risposto: e poi il semaforo glieli dà. Sì. Che è stupenda questa cosa. Poi il semaforo glieli dà. Geniale, geniale. Sì, è più facile che glieli dia il semaforo. Esatto. Comunque adesso, ragazzi, bando alle ciance, perché qui a Radio 2 Social Club io vorrei accogliere con un applauso, perché è l'unico notiziario attendibile, il notiziario del Cosa Si Prova News di Pat Co. Grazie per la linea a Luca Barbaruzza. Cosa Si Prova News è proprio questa, e il direttore è proprio lui, Alberto Maria Patco. Poi sarebbe lei. E sono io, diciamo così, investito direttore. Parla in terza persona. Prima notizia, sciopero. Oggi sciopero dei trasporti in tutta l'Italia. Vuoi prendere l'autobus? Non puoi. Vuoi prendere il treno? Non puoi. Vabbè, devi prendere la macchina? Non puoi. Ma c'è il traffico. Sì, se la prende con la macchina. È tua. C'è il traffico però. E a questo proposito, proprio sul traffico, oggi colleghiamo in maniera velocissima con Maurizio per il traffico. Pronto Maurizio, ci sei? Sì direttore, sono sotto casa di Titti Dolce, ma qui c'è un sacco di traffico, li sente Craxi? Grazie Maurizio per la tua onda verde. Prossima notizia, sporto. Però non è proprio sport, perché è tennis, diciamo, è sport specifico. Fognino è uscito agli internazionali, ha giocato due partite in un giorno. E che? Tutti urlavano Fausto e Fritti tennis. Lui ha detto è uno schifo. Poi quell'altro che ha giocato con lui, mentre batteva con la palla, rispondeva: ma cazzo, il pubblico che fa? E Kyrgios ha tratto una sedia. Ma che facciamo? Su, il tennis è così, è spietato. Ma siate più amici. Che serve? Ci colleghiamo con Tommy. Ci ho capito per niente. Il meteo. Tommy, ti sentiamo benissimo? Ma no. Non senti, si ma oggi è sembra disturbato. Che fa più caldo, Tommy. Oggi? Sì. Ah, lì piove? Quando? E qua c'è il sole, c'è. Ma dove? Ma questa stagione è pazzerella, diciamo. Sì. Non si capisce niente. Bravo, grazie Tommy. Ciao, grazie, grazie. Sempre puntuale. Ma linea puntuale a Giancarlo adesso per la rubrica richiesta da tutti voi, che sta riscuotendo grande successo. Cognomi che sono anche allergie. Vai Giancarlo. Buongiorno direttorissimo. Allora, siamo a Biella, pensate, in compagnia di un signore di 62 anni, Armando Polline. Buongiorno, quindi lei è allergico? Alle noci. Grazie Giancarlo, grazie. Ma grazie Dio, ma che collegamento è questo? Questo sì che è servizio pubblico di Cosa Si Prova News. Ultima notizia, GOSP. Voglio rifare questa. Ultima notizia, GOSP. Ah, ecco. Paola Barale è andata al dentista e ha messo tutto sui social. Mettete il like. Che avrà fatto l'otturazione? Il ponto? Che avrà fatto? Che la pulizia dei denti o lo sbiancamento? Quella con la casca allargata di denti. Sì, vabbè. E sembra, diciamo così, quasi Hannibal Lecter. Scrivete a 348-7300-200 il vostro parere. È prezioso. Su Paola per... Barale dal dentista. Ma che fa? Vabbè, diamo la linea alla regia. Noi torniamo lunedì. Sì. No, no, non cambiate stazione, perché adesso c'è Luca Barbarossa, proprio lui. Grazie. Che non conosciamo, ce l'hai mettendo.
brucia pian piano e abbiamo fame di quella fame che il vostro urlo ci regalerà. E abbiamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che paghi a peso. E abbiamo scuse che anche se buone non c'è nessuno che le ascolterà. E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città. Ci mette davanti a un altro microfono che qualche cosa succederà. Siamo quelli là, siamo quelli. Sappiamo che finché va bene ci leccano il culo. E poi abbiamo casse di Malox per pettinarci lo stomaco. Abbiamo soldi da giustificare e complimenti per la trasmissione. E abbiamo un ego da far vedere ad uno bravo davvero un bel po'. E poi abbiamo chi ci dà il voto, vuol spiegare come si fa. E come prima non si è montato, ognuno sceglie la tua verità. Siamo quelli là, siamo quelli là, siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. Tap tarorara, tap tarorara, tap tarorara, quelli tra palco e realtà. Spenti e non abbiamo chi ci fa sconti, che quando è ora si saluterà. E ce l'abbiamo qualche speranza, forse qualcuno ci ricorderà. Non solamente per le canzoni, per le parole o la musica. Siamo quelli là, siamo quelli là, siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. Sentite la versione che ha preso di questo pezzo? Come fa? Quelle tre palche in realtà. Esatto. No, belle le domande che hai trovato su internet. No, allora, il gioco è questo. Se tu vai su Google, a seconda del motore di ricerca. A seconda del motore di ricerca. Abbiamo preso tre motori di ricerca: Google, Yahoo e Bing. Bing, secondo me, è frequentato da gente un po' più seria. Vabbè. Comunque, Google, se tu scrivi quello, digiti come si fa la domanda più, no? A cascata escono una serie di cose. Come si fa la carbonara? Come si fa la besciamella? Come si fa il marrone? E quello sono io. Sono io. Quando, beh, no, la carbonara lo so come si fa. Però voglio dire, quando sto in cucina e voglio fare una cosa nuova, la prima cosa che metto è il tutorial. Esatto. Tutorial. Però la besciamella la sai fare? Sì,
La so fare. La sai fare? La so fare e non ne vado pazzo, quindi non... Come si fa il lievito madre? Come si fa la crema? Beh. Come si fanno le uova sode? Le uova sode. Ah, guarda, internet è una cosa meravigliosa. È fantastica. Tu, in pomeriggio tu puoi imparare 200 cose. Fantastico. Come si fa il pane e come si fanno le crepe. Fantastico. Yahoo invece dice, come si fa l'amore? L'amore? Sì. Basta, Come si fa a limonare? Innanzitutto deve essere in due. Sì? Minimo. Come si fa lo slime? Non so, forse volevano dire lo smile, però... No, lo slime mi sa che è quella cosa che ci giocano i bambini. Mia figlia, una lo slime, vedi, sì. Francis, che è una bimba minchia, lei lo sa perché... Sì. Fa lo slime. È una specie di mucciolo schifoso, esatto. Sì. Lei è felicissima perché lo fa sempre. Lei lo fa, sì, lei lo andrà fa. A giocare con mio nipote oggi pomeriggio, Francis. Sì. Pensa avere come babysitter Francis, ma che ti canta le canzoncine. Hai fatto anche la babysitter? Sì, la babysitter. Una ragazza. Non sai che cosa tira fuori dalla borsa, come Mary Poppins. Che fa? Sì, tutto. Poi i capelli si trasformano. C'è il maestro Cinci, la social band, tira fuori tutto. Da là. Quando arriva a casa dei bambini, apparecchia tutto il social club. E invece su Bing, come si fa? Tira fuori una serie di cose tecniche. Come si fa lo screenshot sul PC? Come si fa la chiocciola sulla tastiera? Ah, questa è da nerd. E come si fa la parentesi graffa sulla tastiera? Come si fa una relazione scritta? Come si fa un... La carbonara, come si fa? Rilassatevi, che mandare avanti, ma facciamoci una carbonara che è meglio. Va, dai, su. Allora Loretta scrive a Perroni, dice il Andrea Perroni, il quale in un gesto di stizza ha buttato, ha scaraventato il telefono per terra. Warning, all'Italico avrebbero detto warning, warning come quando rompono la racchetta, sì. Buttano la racchetta per terra. Lo sai che ieri Fognini ci ha provato due volte? Fognini c'ha più warning credo della storia del tennis. Alla terza volta ci ha pensato, stava per farlo. Spesso ti viene da spaccare la racchetta quando fai un errore stupido, diciamo così. Però un professionista dovrebbe controllarsi un po' meglio, perché quasi sempre questa cosa va contro di lui. Esatto. Nel senso che più ti innervosisci e più rafforzi psicologicamente l'avversario, perché capisce che ti sta mettendo in difficoltà. Io ricordo un tuo avversario di cui non faremo mai il nome, che
che rompeva racchette in continuazione. Ricordo un tuo avversario che hai mandato. Vabbè, succede, manicomio. Succede. Allora, no, allora Loretta ti scrive, Perroni, scrive sì, personalmente a te per ricordarci che il film di Veltroni di cui parlavi prima, che ti era piaciuto molto, è I bambini sanno. Sì, ecco, esatto, ecco. I bambini sanno. I bambini è bello sanno. Che i nostri ascoltatori arrivano sempre molto prima dei nostri autori. Beh, chiaramente. E poi Carlo, il pizzaiolo, ci dice, una volta una signora molto seriamente mi chiese se era possibile togliere i semini del pomodoro dalla salsa sopra la pizza. Io ho detto, ma non ci vuole niente, signora, passi fra una settimana e vi faccio una bella pizza. Tu sei però questo favorevole è un dramma pure mio, questo è un dramma pure mio, quello dei semi che non li posso mangiare. Ma che richiesta vabbè è, però, dai. Vabbè, lo so, insomma, vabbè. Però se li fai con la passata la pizza va bene, se lo fai col pomodorino fresco ci sono i semi. E vabbè, non vi sto a dire quante domande dei bambini imbarazzanti, tipo mia figlia ieri, 14 anni, a pranzo, ce lo scrive Elena, mamma, meglio mangiare una pizza, fare sesso o parlare con qualcuno che ti attragga mentalmente? Io direi le tre cose insieme. Tutte e tre insieme? Sì, cioè fare sesso con una persona che ti attrae mentalmente e poi stai mangiando la pizza. E poi ti mangi una bella pizza. Mangi tu la pizza. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Mm-hmm. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Are you making me feel that maybe I am somebody? I can deal with the bad. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. But you're making me feel like I'm loved by somebody. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. 'Cause I don't care, don't care when I'm with my baby. Yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Baby, I'm somebody.
Ah, vedi, questa era Paolo Turci. C'è Paolo Turci che sarà in concerto, giusto? Lunedì 20 maggio alle ore 21 Paolo Turci sarà in diretta su Rai Radio 2 dal palcoscenico. Sì. Dal palco dell'auditorium, parco della musica. I cinesi pronunciano tutto uguale, dal palco della musica, dal palco della musica. Dal palco del palco della musica. Per la seconda anteprima del suo Viva da morire tour. Ecco, quindi lo potete ascoltare. Se ascoltare, non è uno speciale appuntamento di Radio 2 Live con Carolina Di Domenico. E Pier Ferrantini. No. Perché non c'è scritto? Ah, no. Dice Lolli di no. Ma che è successo? Si sono lasciati? No, c'è solo Carolina. Si sono lasciati? No, io devo giocare a calcetto, quindi non posso andare. Ah, non puoi, Pier. Calciotto. Cioè. Ma tutto bene però a livello matrimoniale? Bene, bene, sì, c'è il calciotto. Siete della nostra Royal Family, qui a Radio 2, mi raccomando. Anche voi siete della Royal Family. Come stanno i Royal Baby? Tutto I bene? I Royal Baby stanno bene. Niente, c'è questa partita a calcetto, ce ne manca uno, vuoi venire? Lunedì. No, grazie, io ho appeso gli scarpini al chiodo da anni. Hai fatto bene, infatti io faccio solo tennis e and friends, non so se no. Padellino. E padellino. E padellino. E padellino. E padellino. Adesso è il momento della nostra canzone spogliata, wow. Spogliata. La canzone spogliata. Per la gioia delle vostre orecchie, oggi la canterà Francis Alina Ascione. Siete contenti, 3487 300 200. Sentiamo. Chi ha detto donne? No, ragazzi, non l'hanno ancora. No, donne non l'hanno. Hanno scritto donne. Ma già. Non è neanche iniziata, ma non vale. Chi è che scrive tutti donne? Tutti i giorni scrivono donne. Lo voglio ancora trovare, voglio invitare al social club. Ma perché si mette? Ragazzi, suonate o no? Sì, sì. Dai, come... su, forza. Stavano già suonando, La canzone è spogliata, non si sente. Come faccio a indovinarla? Sentivi, ma tu non la devi indovinare, la deve indovinare il pubblico. 3487 300 200. Chiedi chi erano i Beatles, hanno scritto. No. Forza, forza qui, Voi siete sicuri che si senta la musica in onda, vero? Sì, sì, si sente. No. Forza, ragazzi. I Giardini di Marzo. Su YouTube anche, per favore. Il carretto passava. Non... Fiorellino. Fiorellino che è? Che vuol dire? Ah, buonanotte. Ha indovinato Serena su YouTube. Natural Woman. No, ha indovinato. Canzone e di per una volta Carole King, YouTube. Scritta da Carole King. Forza! E portata al successo da Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, when my soul was in the lost and found, came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me. Oh, till your kiss helped me name it. Oh, I'm no longer doubtful of what I'm living for. And if you make you happy, I don't need no more. 'Cause you make me. Che oggi per la gioia delle vostre orecchie la canzone spogliata l'avrebbe fatta Francis Alina Ascione. E io vi avevo detto che prima o poi avrebbero vinto su YouTube.
Lo hanno Serena, fatto, Serena ha vinto. Brava Serena, brava. Avrai una maglietta bellissima di Rai Radio 2, una t-shirt bianca con la nostra inconfondibile scritta in rosso. Rai Radio 2, la radio che non ti lascia mai nuda. Nuda? Eh beh, c'è da una maglietta. Ma che dici? Maglietta. Ah, perché da maglietta. Certo. Serena, però devi mandare una mail a socialclub@rai.it con i tuoi dati e socialclub@rai.it anche la mail per partecipare come pubblico, come qui, pubblico, sì, a socialclub@rai.it. Lolli fa, andate avanti con ma la io mano. Io sta canzoncina la conosco, questa, sai, qua, mi sa che l'ho già sentita. Allora, questa qua dovrebbe essere, aspetta, eh. Era quel ragazzetto che la cantava, quello con la chitarrina. Aspetta. Aspetta, aiutami, che stava in un complesso. Ti ricordi che stava in un complesso? Lui c'aveva all'inizio. Il complesso, sì, poi ha smesso, poi ha ricominciato perché si è sposato. Krishna, my sweet lord, George Harrison. Questa è Radio 2 Social Club, sono le 11.47 e 30 secondi, siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago. No, avvocato, avvocato Colangeli. Dopo, sì, abbassi. Siamo in diretta. Scusami, sì. Ciao Lucchino. Salve, ciao, avvocato. Ciao, scusa, stavo organizzando con Clari una cenettina stasera. Ah. Siamo io, Marco Fabio, Fabio Marco, Massimo Fabio, Fabio Massimo Fabio Marco. Sì, vabbè, Fabio, solita, la solita cricca, sì, diciamo. Sì. Dove andate a cena? Ristorantino molto in, si chiama Sushi Salatina Carocchino. E il padellino? E il padellino dopo cena, vuoi venire? No, notturna? No, no, puoi fare, pum, si accende, si illumina tutto e...
Sì, sì. No, vado no, lì, no? Più tardi. Ma poi non so che tipo di ristorante è. No, magari trattoria. No, trattoria molto alla mano, eh? Ma che scherzi. Beh, diciamo, conoscendola, però io mi aspetto qualcosa un po' di. Ma no, Luca, ma sei pazzo? Non spendiamo mai più di 600-700 euro, dai. Ma mai, quanti siete? A testa. 600-700 euro a testa. Sì, ma sì, ristorantino impegnativo, però. Ma sai, Luchino, mio padre mi ha educato da subito a mangiare molto bene, no? Nei migliori posti. Immagino, pensa immagino che quando avevo 4 anni, mi ha raccontato questo. Quando no, no, è bello sentire gli episodi della sua infanzia. Quando avevo 4 anni. Sì. Ciao caro, ciao grande, ciao ciao, ci vediamo dopo. Ma che chi è il fidanzato di Francis Sagnasciò? Perché Bianco, facciamo coppia a padel, eh? Loro due giocano. Ah sì, giocano? Sì, giocano, non contro sapevo, di noi. Sapevo. Sì, sì. Pensa, dicevo, abituato benissimo quando sono piccolo, mio padre, no? Quando avevo 4 anni a merenda mi dava pure burro, mi dava pane, burro e ostriche, merenda. Per merendina? Pane, burro, beh, e pane, burro e zucchero, sì, pensi un po' la differenza. Mi ha sempre detto mio padre, prendendomi proprio sì, la faccia, come le tra le mani, Colangeli! Lei chiama per cognome? Sì, sempre. Ah, sì. Mi raccomando, se devi spendere soldi in un ristorante, deve valerne la pena. C'ha ragione. Lei l'ha presa la lettera, mi pare. Ma lui è fatto così, no? Un vino che costa meno di 100 euro, per lui è brodaglia, vino della casa, quello sfuso. Il vino della casa, ma 100 euro a bottiglia. Ma dai, non ha senso proprio. Beh, siete abituati a degli standard ai quali io proprio non posso arrivare, mi dispiace. Ah, come se avessi accettato. No, no, no. Lucchino, grazie, dai, non insista. Non insista. Guardami, oh, hai vinto Sanremo. Ma che fai la radio? No, fai la televisione ogni tanto. Sei miliardario, non fare il no, tempio, questi no, sono luoghi comuni, dai, che la gente pensa sempre ai cantanti. Non posso proprio permettermelo. Dai, Lucchino, non ti preoccupare. Chiamo il proprietario, gli dico che vieni, fai la foto con lui, no? La foto, quella tacca triste, sul muro, sì, quella col braccio così, il proprietario. Tacca quella sul muro, non paghi. In genere si mettono le foto coi VIP, ma magari qualcuno si ricorda ancora di te, che ne sai, dai, oh, dai. Ma no, 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 mi dai, proviamoci, a parte, dai, aspetta, faccio dai, finta dai, di non aver colto. Ma dai, no, 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 mi imbarazza. Oh! Eccola. Oh! Chi è? Bello, come stai? Oh, oh. Sì, oh, ti passo Luchino, eh? Ma che Barbarossa, cosa? Sì. Te lo ricordi? Dice che si ricorda. Sì. Sì, guardi che io... Oh, te lo passo, eh? Mica sono morto. Digli che, digli che canti due canzoni con la chitarra. Io? No, cioè, al ristorante? Ernesto. Sì, Ernesto. 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 Salve, salve. Sono Barbarossa, sì. Barbarossa. Barbarossa, sì, sì. Sì, poi... Sì. No, vabbè, se, io non vengo, ma se vengo poi magari da, c'è una cosa. Gli... Facciamo un'improvvisatina, dai. Però digli che gli fai. Facciamo una che cantano tutti, così mi togli dall'imbarazzo. Tipo? Tipo nel blu dipinto di blu, che la sanno tutti, quella la sanno tutti, va bene? Come fa? Quella volare. La conosci? Certo. È scritta mio padre quella. Suo padre? È scritta quella... mio padre, oh! Ma è Migliacci Modugno. Ma stai scherzando? È scritta mio padre, quella là, Migliacci Modugno, hanno scritto tutta la parte della penso così, come fare? La strofa, sì, penso che sogni così. Poi arriva il ritornello, faceva... Volare! La sanno è entrato tutti. Mio padre, ha aperto la porta, ha fatto... Oh! Ah, la parte e risolto qua il pezzo, cantare. In effetti la parte geniale è quella. Oh, oh, oh. Esatto. Ciao Luchino, ci vediamo dopo nel blu di... E adesso la Nefertiti del blues. Addirittura l'amata Ari del Soul. Eccola qua, la Cleopatra del rhythm and blues. E lei, Francis Alina Arscione, con la Social Band, che ci cantano, indovinate cosa? Material Girl di Madonna. Si balla, si balla. Making
Social Band, Frances Linner Shone, Material Girl. Oh, a proposito di domande assurde, voglio chiedere una cosa qua al telefonino. A Siri. Siri, ma secondo te Andrea Perroni è un comico? Non so se ho capito bene. Manco come noi, guarda. Capito manco... bene. Ma che significa? No, diamo linea, non è un paese per giovani, ha detto lei. Senti, ma non te conosce proprio. Guarda, bella che io... Aspetta, riprovo. Andrea Perroni, lo conosci? Non so se ho capito bene. Beh, no, proprio, guarda, non te conosce nessuno. Non è vero. Ma com'è? Guarda se lo... Aspetta. Ah, ho capito. Mo lo chiedo a... Andrea Perrone... Non so se ho capito bene. No, non ha capito. Perrone. Scommetta, se lo chiedo a Google, mi conosci, guarda. Scusa Google, conosci Andrea Perroni? Guarda che... Niente, è morto. Silenzio, proprio. Linea non è un paese per giovani. No, noi torniamo domenica con il nostro best of. Ciao a tutti. No, ho detto, compra sto telefono che funziona meglio. Radio 2 Social Club.